siamo con il presidente nazionale. Una situazione dopo il lockdown, che una manifestazione che si sta svolgendo un grande interesse, ma soprattutto un modo per ripartire, perché il lockdown sembrava che fossimo fermi fino alla fine dell'anno. Sì, ci abbiamo creduto, devo dire, fino alla fine abbiamo lavorato tanto con il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, con tutto l'apparato dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio, con il dialogo, magari pure qualche confronto, perché sapevamo che nelle attività di gruppo si poteva rispettare la sicurezza. Di fatto è la prima disciplina che è ripartita in gruppo, sia su strada sia su pista e anche nel fuoristrada, per cui siamo molto soddisfatti. Grazie davvero a società come la CECI, perché ovviamente ci necessitano delle attenzioni particolari per quanto riguarda il distanziamento e soprattutto la sicurezza degli atleti. E in un impianto come il velodromo sicuramente tutto questo è facilitato, per cui siamo molto contenti. La quarta edizione a livello internazionale, c'è un cast di partecipanti, addirittura campione del mondo, soprattutto l'olandese, per cui, come dire, ogni anno cresce come esperienze, come organizzazione, ma soprattutto come partecipazione degli atleti da parte di tutto il mondo. Poi dopo passiamo a un momento diverso. Durante il lockdown c'è stata un'attività che è l'eSport, che ha tenuto su vivo l'interesse e ha fatto mantenere interesse pure soprattutto gli atleti in attività. Ma sicuramente, perché è stato utile, perché devono farlo oltre a fare, come dire, attività fisica a secco, palestra e altre attività di muscolazione per mantenere il tono, perché purtroppo per tutti gli atleti è stato difficile una seconda ripartenza, perché hanno già fatto l'inverno per preparare la stagione, hanno dovuto fermarsi e poi ripartire. Però sì, ci sono state molte piattaforme che hanno sviluppato dei progetti e c'è stato un confronto ad altissimo livello, addirittura hanno simulato tantissime gran fondo, magari con la parte finale, ma anche per il Giro d'Italia devo dire che le 4-5 tappe più rappresentative con il finale in salita le hanno fatte anche gli atleti che avrebbero partecipato al Giro e che parteciperanno nel mese di ottobre a quello vero, per cui piano piano tutti gli sport stanno prendendo piede. In Italia siamo un po' troppo nazionalisti o tradizionalisti, perché manteniamo la disciplina che è quella della strada, che ovviamente condiziona anche tutto il resto, il fuoristrada, la pista, il BMX, che la cultura è quella. Però io credo anche il fatto che sicuramente sarà una disciplina attenzionata dal livello olimpico, per cui io credo che si svilupperà più possibile. Però ripeto, ci sono molte aziende che hanno investito tantissimo su questa attività e sono sicuro che ci sarà un bel futuro. E l'ultima domanda, qual è a suo punto i progetti e obiettivi futuri da qui alla fine di questo blocco completo, perché probabilmente ancora bisogna tenere la distanza? Beh, sicuramente dobbiamo, a priorità assoluta, la sicurezza degli atleti, le distanze, anche perché non dobbiamo impattare sul sistema sociale. Io posso dire con certezza che da tutte le gare dove ho partecipato io credo che il sistema sport e il ciclismo, in questo caso particolare perché è uno dei pochi che è ripartito, sicuramente sono una certezza a confronto di tutto quello che si svolge abitualmente in città, e parlo dei mercati o delle altre attività dove purtroppo si vede molta presenza e anche troppo vicina di tantissime persone. Qui ci sono delle regole chiare, bisogna rispettare, ed è una certezza in assoluto. Probabilmente il format organizzativo nostro può essere utile alle comunità per utilizzarlo anche per altri eventi. We'll be right back.